Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione web della città. Buon venerdì 8 ottobre, una settimana che si conclude dopo aver avuto anche delle belle giornate quasi estive con sole e caldo. Si conclude con le nubi, si conclude con la pioggia molto probabilmente. Tra poco vedremo la situazione che ci aspetta oggi e nel weekend. Intanto sentiamo le notizie di viabilità, come sempre, con Walter Gerbi dalla Centrale Operativa dei Vigili Urbani. Le notizie di oggi, in collegamento con la centrale operativa del Comando di Polizia Municipale di Torino. Buon venerdì 8 ottobre, le notizie di oggi, controllo velocità sui corsi Grosseto, Orbassano, Marche, via Reis Romoli, Sansovino, strada dell'aeroporto, controllo della mobilità su via Stradella, Chiesa della Salute, Palestrina, corsi Vercelli e Benedetto Brin, in via Teofilo Rossi sino al 18 ottobre, mostra mercato equo per tutti, in diversi punti del centro città, posizionamento luci d'artista 2010. Da oggi per un paio di mesi, forti rallentamenti sulla parte alta del cavalcaferro di Corso Bramante. Sino al 7 novembre al Parco della Pellerina, Luna Park autunnale. In Piazza San Carlo, sino a domenica, la manifestazione Vigili del Fuoco dalle 17 alle 2. Sino a domenica, al Lingotto Fiere, Euro Mineral Expo. Alle ore 14.30, Strabertolla, podistica non competitiva. Da strada Bertolla 113. Sino a domenica, in Piazza Vittorio Veneto, Piazza della Libertà, Festa del Popolo della Libertà. Sono chiusi Viale Partigiani e Viale Primo Maggio per la manifestazione Paesi in Città Proloco in Festa. Oggi e domani, alle 10 alle 18, al Parasport Olimpico, Palazzo Zacchi di Corso Sebastopoli, la manifestazione Io Lavoro, per chi cerca lavoro. Alle 9, corteo studenti da Piazza Arbarello, percorso Sticcardi, via Cernaia, via Petromicca, Piazza Castello, via Po, via Montebello, via Verdi, via Sant'Ottavio. Alle 11, in sala colonne a Palazzo Civico, la consulta femminile presenterà un opuscolo Io, donna, voglio una vita serena e in salute, pubblicazione che parla di prevenzione e cure e che sarà donata a tutte le diciottenni del 2010 residenti in città. Domani, sabato 9 ottobre, in piazza San Carlo e via Roma, ci sarà una giornata dedicata all'educazione stradale e alla prevenzione, rivolta ai piemontesi ma soprattutto ai giovani, organizzata dall'Associazione Vigili del Fuoco e Cittadini. GDT ci informa che la linea Star 2 sino ad oggi è deviata da via dei Mille per via Accademia Albertine, via Principe Amedeo, percorso normale, causa lavori in via Bogino. È tutto, buona giornata, buon fine settimana dalla Polizia Municipale Torino. Bene, grazie Walter per le notizie di viabilità. Noi passiamo a vedere la situazione del tempo. Come vi dicevo prima, una giornata uggiosa, abbiamo una temperatura intorno ai 16 gradi in questo momento, sono le 9:30 del mattino, umidità molto alta, siamo sopra il 90%, abbiamo un po' di vento che è andato a nord-est e sta portando le nuvole ad addensarsi sulla città. Questo ci porterà ad una giornata di cielo coperto, nessuna speranza di sole, avremo pioggia anche se debole lungo il corso della giornata. Per quanto riguarda il weekend, domani sabato avremo cielo coperto per tutta la giornata con possibili piogge in serata e temperature che come oggi i valori massimi saranno intorno ai 17-18 gradi al massimo. Per la giornata di domenica invece la pioggia dovremmo averla al mattino e poi progressivamente un miglioramento con cielo coperto nel pomeriggio e anche addirittura verso la serata un cielo che si rasserena. Staremo a vedere. La cosa che dovete tenere presente è che le temperature si stanno lentamente abbassando, domenica avremo massime nell'ordine dei 16 gradi e quindi la prossima settimana l'estate passerà definitivamente la mano all'autunno. Andiamo a vedere adesso gli appuntamenti istituzionali previsti per quest'oggi, ve ne segnalo un paio. Alle 11 in Sala Colonia Palazzo Civico gli assessori Levi e Ferraris in una conferenza stampa presenteranno l'opuscolo per diciottenni Io donna voglio una vita serena, cura della consulta femminile di Torino. Alle 12 invece al Palazzo Zacchi il vice sindaco De Alessandri sarà presente alla conferenza stampa di inaugurazione della nona edizione della rassegna Io lavoro. Passando invece a Torino Click, l'agenzia quotidiana della città che trovate in formato PDF sulla nostra homepage, vi segnalo due notizie che abbiamo scelto per voi dall'edizione di ieri pubblicata intorno alle 19. La prima riguarda i contributi per l'affitto, c'è tempo ancora per una settimana per richiedere il contributo per la locazione riservato a coloro che hanno un reddito particolarmente basso oppure un reddito sul quale il canone d'affitto incide in maniera considerevole. Vi ricordo che l'ultimo giorno valido per presentare le domande è venerdì prossimo, venerdì 15 ottobre. Sull'articolo trovate i requisiti da avere per poter chiedere il contributo verrà assegnato a chi presenterà la domanda nei termini previsti presso i centri di raccolta che trovate riepilogati proprio nell'articolo di Torino Click oppure per raccomandata con ricevuta di ritorno alla città, ovviamente in quel caso farà fede la data del timbro postale. L'altra notizia invece è quella relativa al cantiere per il teleriscaldamento che sta interessando il Parco della Pellerina nel periodo
Da gennaio a giugno sono stati posti in essere alcuni dei prerequisiti per far funzionare il cantiere. Nel periodo estivo il cantiere è stato sostanzialmente sospeso per favorire l'utilizzo del parco da parte della cittadinanza. Ebbene, adesso che ricomincia l'inverno, ricomincia anche il cantiere, verrà realizzato il collegamento tra la centrale del teleriscaldamento e la zona del parco della Pellerina, cosa che porterà il teleriscaldamento anche nella zona nord della città. Sono previsti disagi ovviamente per l'area di cantiere all'interno del parco, però a fine cantiere verrà realizzata anche una nuova passerella pedonale per poter attraversare la Dora all'interno del parco. Dal punto di vista della viabilità, trovate poi la descrizione dei lavori nell'articolo di Torino Click. Non ci sono particolari segnalazioni se non via Pietro Cossa, che è il lato da cui entrano i mezzi di cantiere, che da 3 corsie in direzione della tangenziale è ridotta al momento a 2 corsie. Passiamo adesso alla nostra homepage, andiamo a vedere la notizia scelta per voi questa mattina. Si tratta di questa notizia che vi racconta la richiesta di volontari per Giovani per Torino. Si tratta di circa 20 volontari che dovranno essere impegnati nel progetto Sesso, Rischi e Sicurezza, un'indagine demoscopica su circa 5.000 giovani di Torino, che sarà realizzata da metà ottobre al mese di dicembre. Vi potete iscrivere secondo le modalità che sono riepilogate dalla notizia. Un'occhiata adesso al traffico in città, andiamo a darla con le telecamere del consorzio 5T, Corso Agnelli, angolo Corso Cosenza in direzione sud. Come vedete abbiamo parecchie macchine che provengono da sud. Qui ci spostiamo invece a nord della città, in Piazza Aderna, direzione di Corso Giulio Cesare, quindi per entrare in città non ci sono problemi in questo momento, scusate per il traffico. Alla rotonda Maroncelli siamo tornati a sud in direzione di Corso Unità d'Italia. Come vedete molte sono le auto in ingresso sulla rotonda. Infine, tornando verso il centro, Corso Vittorio Emanuele, angolo Corso Massimo, in direzione ovest, come vedete non c'è una buona situazione, il traffico è decisamente sostenuto. Bene, è tutto anche per questa mattina. Io ringrazio Paolo Mosso per la messa in onda del giornale. Vi auguro una buona giornata e un bel weekend.